molte le iniziative per festeggiare i 90 anni del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, nato dall'intuizione e l'amore per la natura di Erminio Sipari. Appuntamento importante per il Parco Nazionale d'Abruzzo che festeggia i 90 anni della sua nascita. Claudio Fiorenzoli. 90 candeline per il primo parco nazionale d'Italia inizialmente privato, idea straordinaria affacciatasi nella mente di un deputato del Regno d'Italia, Erminio Sipari di Alvito in Valcomino. Si annuncia un fitto calendario di manifestazioni mentre Ente Parco e Comune festeggiano la data con un libro. Noi sveliamo la storia nota e poco nota di quegli anni, di 90 anni fa, attraverso un libro che raccoglie gli scritti dell'artefice del parco, Erminio Sipari, che testimoniano il legame fra tutela ambientale e sviluppo turistico. Oggi si chiamerebbe sviluppo sostenibile e in realtà è stato fondato in Italia con la Fondazione Parco Nazionale d'Abruzzo. La genialità sta essenzialmente nella semplicità e geniale e semplice fu l'idea di Erminio Sipari. Uno spazio protetto per gli orsi e gli altri animali, realmente fruibile, ricco di richiami storico naturalistici e stimolo per tutti alla conoscenza e al rispetto della natura. Orsi, lupi e altri ospiti del parco nazionale possono dormire sonni tranquilli. Gli allevatori ogni tanto protestano per qualche vitellino sgozzato, è vero, ma ai maestosi padroni di questo lembo di paradiso appenninico si può pur perdonare.